Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. Una informativa che riguarda ovviamente l'ultima seduta prima della pausa estiva da parte dell'organo legislativo regionale, il quale ha approvato a maggioranza l'aggiornamento al documento di economia e finanza per il 2021 e il bilancio di previsione finanziario con una modifica per il 2021-2023. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con i voti favorevoli di Partito Democratico e Italia Viva, la proposta di delibera di integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2021, la proposta di legge che contiene gli interventi normativi collegati alla prima variazione di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e la proposta di legge per la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Si tratta di misure importanti da questo punto di vista che ci preparano a un nuovo ciclo di programmazione che si affiancano a una serie di interventi puntuali che cercano di essere la risposta che la Regione Toscana dà in questo momento dell'anno alla crisi economica e sociale che è nata dalla pandemia, andando ad intercettare quelle categorie, quei contesti nei quali è diventato più stringente la necessità di un sostegno pubblico, in particolar modo dal settore della cultura alla scuola fino ad arrivare alle attività economiche e commerciali e anche ai complessi fieristici. Si tratta infatti di misure che valgono a dare un sostegno effettivo a coloro che operano in questi settori. Dall'altra parte c'è anche però l'esigenza di intervenire con adeguate misure, con validi strumenti su un settore altrettanto delicato e strategico del territorio regionale, che è quello della viabilità pubblica. Il bilancio è la cosa più importante, altre discussioni possono attendere anche dopo l'estate. Adesso aver chiesto la calendarizzazione della variazione di bilancio secondo me è stato positivo e noi sosterremo convintamente questa variazione che ha trovato risorse importanti in tanti settori, anche richieste che noi avevamo fatto, penso all'agricoltura, penso al sociale, penso ai tartufai, penso alle viabilità, questioni di carattere formativo, scolastico delle università. Voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Ci è stato di fatto impedito come consiglieri di poter approfondire e quindi fare il nostro lavoro. Questo per noi è inaccettabile, abbiamo già chiesto alla capigruppo che non si ripeta più, però ovviamente bisogna rimarcare il fatto che non siamo stati messi in condizione di svolgere le nostre funzioni, quelle dell'opposizione, quelle dell'approfondimento, quelle anche di poter proporre qualcosa di alternativo, perché per farlo abbiamo bisogno di tempo. Il tempo non ci è stato dato e questo è un problema grossissimo di programmazione che ha questa giunta. Speriamo che non si verifichi più, perché credo che una buona maggioranza funziona anche se c'è un'ottima opposizione e l'opposizione loro non la mettono in grado di poter lavorare. Diciamo che è stato quasi impossibile capire cosa c'è all'interno di questa nota di aggiornamento. Da quel poco che abbiamo visto, parole al vento e anche malfatte. Faccio un esempio su tutte: l'aspetto del sanitario, che insomma non credo che purtroppo sia ancora un aspetto secondario né in Toscana né altrove. Sulla sanità, se uno legge la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario della Regione Toscana, la nota inizia dicendo che nei primi mesi del 2021 la Toscana inizierà un piano vaccinale contro il Covid-19, cioè è aggiornato a un anno fa. Quindi questo è quello che ci viene proposto di votare in aula. Convintamente contrari, perché innanzitutto ci è stata buttata letteralmente addosso proprio a breve distanza dal documento regionale di finanza e da molti altri atti corposi. Chiaro che è stato fatto per non darci la possibilità di analizzarlo, ma in realtà guardandolo con un occhio un poco più attento ci siamo accorti che sono soltanto dei piccoli interventi localistici, probabilmente per esigenze che ben poco hanno a che vedere col più ampio respiro che una variazione di bilancio dovrebbe avere. Per esempio ci aspettavamo di più per i PEZ, i programmi educativi zonali, ci aspettavamo più per altri settori, invece ci siamo accorti che è stata una manovra semplicemente con altri scopi, ma senza niente di rilievo, addirittura con delle erogazioni ulteriori, straordinarie, in realtà ordinarie, perché avvengono ogni anno alla Fondazione Alinari, al Festival Pucciniano, e assolutamente fuori luogo secondo me in momenti emergenziali come questo.
È una valutazione assolutamente negativa. Guardate, lì dentro il documento economico e finanziario della Regione Toscana e nelle due proposte di legge che parlano delle variazioni di bilancio non c'è niente che ci porti a votare a favore. Non ci sono misure di sostegno alle nostre imprese, alle nostre famiglie, non ci sono misure di sviluppo del nostro territorio, non c'è programmazione, non c'è una visione della Regione Toscana. È una legge mancia. Le parole hanno un peso e le leggi devono essere chiamate come sono. Ci sono soltanto delle piccole mancettine ad associazioni culturali. Pensate che il 3% di quel documento lì è destinato alla valorizzazione e alla promozione delle associazioni culturali, che per noi la cultura vale, sì, è importante, ma vale 5,3 miliardi del PIL della Regione Toscana, mentre per le imprese, per il sostegno all'export, per il commercio, per il turismo, per tutte le misure che riguardano le nostre imprese, che nella nostra regione il nostro PIL vale 143 miliardi, il 70% è fatto da quel spicchio lì, c'è soltanto lo 0,98% delle risorse. Rinviata a settembre la discussione sull'adeguamento alla legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica. Ostruzionismo della Lega. L'adeguamento della legge regionale 2 del 2019, Commissione Sanità sull'edilizia residenziale pubblica, slitta alla prima seduta del Consiglio regionale nel mese di settembre. La seduta si è conclusa con la richiesta di un parere di ammissibilità richiesto dal capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, e accolto dal presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, della corposa mole di emendamenti presentati dal gruppo della Lega. Noi abbiamo inteso adeguarci a questa sentenza della Corte, sentenza tra l'altro emessa sulla base di norme vessatorie che alcune regioni amministrate dalla Lega hanno prodotto, sono la Lombardia e l'Abruzzo ad esempio, e anche sulla base della richiesta che tutti i sindaci, l'ANCI ce l'ha chiesto, perché i sindaci hanno bisogno di pubblicare i bandi per rinnovare le graduatorie e aspettano questa modifica per non fare bandi che non siano soggetti ad impugnativa. E quindi ecco perché avevamo inteso approvarla in tempi rapidi. In più i più danneggiati saranno i cittadini, le famiglie che hanno i requisiti per poter fare la domanda, che sono al 90% tra l'altro cittadini italiani, che invece dovranno aspettare perché i bandi saranno fatti più tardi. Si tratta di migliorarla laddove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è, perché comunque comprende anche delle nostre richieste, quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno 5 anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione, consentendo comunque a tutti di fare domanda, dando un principio importante, mantenendo un principio solidaristico importante, cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno, ma nel frattempo consentire magari anche alla cosiddetta classe media di poter accedere, e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. È stato il consigliere Giovanni Galli a illustrare la posizione della Lega e annunciare la presentazione degli emendamenti. Abbiamo voluto porre maggiore attenzione a quelle che potevano essere queste modifiche, visto che di modifiche si tratta. E allora abbiamo presentato al presidente Ceccarelli 3 emendamenti e questi 3 emendamenti sono stati tutti e 3 respinti. A questo punto avevamo bisogno e necessità di prenderci un lasso di tempo per poter continuare e poter rivedere, rivalutare, ridiscutere anche con la maggioranza quelli che erano racchiusi in questi emendamenti, probabilmente troppo ravvicinati, troppo a ridosso dell'aula, e allora abbiamo deciso di fare questi emendamenti, questo numero alto di emendamenti, consapevoli di poter poi dopo in questo lasso di tempo da qui a settembre di poter trovare eventualmente una quadra con la maggioranza. La legge andava fatta perché si tratta di sanare, oltre che una grave ingiustizia sociale, anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato, quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotage di emendamenti a settembre, ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo, quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione, per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più.
Non particolarmente, secondo noi doveva semplicemente essere cancellato il nodo dei 5 anni, però sicuramente la legge sull'edilizia popolare potrebbe essere anche aggiustata in altri modi, quindi ci riserviamo anche a settembre di proporre magari una proposta di legge da affiancarsi a questa. Ci sono tantissimi comuni che vorrebbero uscire con i nuovi bandi per le case popolari. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto un lavoro importante in commissione, ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi, che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione. Quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante, dove appunto la residenza, la storicità della residenza è un criterio premiale, così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni, e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità, se non di più, di chi vive qui da anni. Ma guarda, sono sorpreso della legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica in Regione Toscana, e sono sorpreso da due fattori prevalentemente. Il primo è che la sentenza della Corte Costituzionale non impugna la legge della Regione Toscana, impugna un'altra legge. Noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani, cioè a chi sta in questo paese da più di 10 anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia. Nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica, 70 sono extracomunitari. A maggior ragione in un momento difficile come questo, dove c'è tutta una fascia grigia, che magari prima aveva 2 stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno, che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci, abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case. E poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica, che è un altro grandissimo tema che in questo paese, in Regione Toscana, non viene affrontato. Si è tenuto invece il dibattito in merito al futuro della strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Ancora la Firenze-Pisa-Livorno al centro del dibattito per esaminare la situazione lungo l'intero asse. Approvata una mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico, prima firmataria Cristina Giachi, che impegna la Giunta Toscana ad attivarsi per completare quanto prima i lavori previsti per la messa in sicurezza della strada di Grande Comunicazione sul tratto interessato dalla frana nel gennaio scorso. Gli enti locali hanno norme stringenti, forse la società nuova potrà essere una risposta dal punto di vista burocratico. Quello che è certo è che deve rimanere alta l'attenzione su un futuro di medio-lungo periodo per quella strada, non soltanto volto a rappezzare di volta in volta e intervenire sulle urgenze. Questo ci è stato assicurato che verrà fatto, questo chiede al governo l'atto del PD approvato nello scorso consiglio collegato alla comunicazione della Giunta. Respinti gli atti presentati dalle opposizioni. È un grande punto interrogativo quello che sarà il destino di quest'opera. Non sappiamo se ci saranno adeguamenti, non sappiamo quando ci sarà la prossima emergenza. Quindi è una situazione di incertezza, che però invece l'unica cosa certa è quella del traffico, è quella del calvario a cui purtroppo sono sottoposti quotidianamente gli automobilisti. È un'arteria che meriterebbe, diciamo, di essere appunto magari collocata tra le opere strategiche di livello nazionale, che avrebbe in questo caso consentito magari anche l'utilizzo dei fondi europei. Così non è. Appurato che dal PNRR non si possono prendere e che i fondi della Regione Toscana non bastano, l'unica cosa che si può fare è guardare al nuovo settennato dei fondi europei strutturali e al governo nazionale. Sicuramente creare più poltrone con un nuovo CDA non aumenterà i soldi che già ci sono, piuttosto moltiplicherà le poltrone, cosa che sembra essere uno degli interessi principali di questa giunta in questa fase iniziale, in questo primo scorcio di legislatura. Chiedevamo da oltre un anno e mezzo di fare i lavori anche di notte, finalmente ci hanno ascoltato e cominceranno a farli di notte, ma quella è una strada che va non soltanto rifatta, va completamente cambiata, perché è un'arteria fondamentale. Siamo contrari al pedaggio, questo lo diciamo molto forte in termini molto chiari. In realtà è emerso quello che speravamo non emergesse, ovvero che sulle strade di grande comunicazione in Toscana i cittadini per ancora mesi, se non addirittura anni, come per quello che riguarda la Siena Grosseto, avranno a che fare con cantierizzazione e con lavori infiniti. Abbiamo parlato di conclusione di lavori per quanto riguarda la Firenze-Pisa-Livorno alla fine di settembre.
il che significa che tutta la stagione estiva è compromessa. Tra Firenze e Siena sull'autopalio addirittura 8 mesi ancora di lavori, sulla Siena Grosseto anni, perché ancora non è partita la gara d'appalto per i lavori di alcuni lotti. Per questo numero di Toscana Parlamento è tutto. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi dopo la pausa estiva.